Al centro della Sicilia, circondato da monti e ampie vallate, sorge un paese di antichissime e storiche origini. Ancora vive, visibili, quasi mutate. Pietre, vicoli e strade raccontano un passato e testimoniano oggi un presente. Di origine araba, Kalat Shibet, oggi Kala Shibetta. Kala Shibetta, città libera, gelosa della propria indipendenza, diverse volte si riscattò dalla sottomissione dei popoli che la dominarono, quello normanno, angioino, aragonese. Intorno al 1535, riconquistata ancora una volta la propria libertà e la propria autonomia, pagando la somma del riscatto perché fosse affrancata dalla servitù, si fregiò del titolo di città vittoriosa, che si aggiunse poco più in là nel tempo all'altro titolo di fedelissima. La Madonnina pronta davanti alla chiesa, esce a fare il giro davanti alla chiesa, arriva vicino al ricovero là sotto dove sono le persone anziane, si fa il giro dopo, e sale dopo la chiesa, si fa il giretto, la Madonnina rientra a casa. Questa è una bella festa per noi donne, una bella processione. Madonna di Buon Riposo, perché la Madonna, ecco, intanto l'effigie, che è una iconografia cristiana abbastanza rara, rappresenta la Madonna con in braccio il bambino che allatta. Ora non si sa se sia il nome della Madonna di Buon Riposo che ha dato il nome alla contrada o sia la contrada che ha dato il nome, alla, quindi il titolo alla Madonna. E quanto si dice circa il ritrovamento di questa statua in maniera prodigiosa certamente è legato al mondo della leggenda e non al mondo della realtà, perché lì alla fine dell'Ottocento venne a stanziarsi un certo frate per vivere una sorta di eremitaggio isolato dal paese e lì scolpì nella roccia l'immagine della Madonna.
A qualche chilometro poco distante dal centro abitato si estende la contrada di Buon Riposo, dove ogni anno, ogni prima domenica e lunedì di settembre, ricorre la festa della Madonna del Buon Riposo. L'aspetto cristiano della festa è legato in particolare a un episodio avvenuto verso la fine del secolo scorso, quando nelle miniere della zona in cui si svolge il palio venne scoperta una grande roccia avente le sembianze della Madonna. I minatori che provarono a portarla in paese non riuscirono a trasportare la roccia, poiché diventava sempre più pesante. Fu così che proprio in quel luogo venne costruito un santuario in onore della Madonna del Buon Riposo. Noi abitavamo in campagna prima e portavamo in campagna e andavamo a fare cose, hai capito? Non c'erano tante samagre, noi prendevamo i muli, ci mettevamo i covini e mandavamo dentro i covini i bambini e ci portavamo a fare cose. Nell'Ottocento d.C., i coloni arabi che si stabilirono nelle vicinanze della fortezza Qalat Shibet si divertivano organizzando giostre, feste e corse a cavallo lungo i boschi, i ruscelli e le pianure vicine. Da allora è tradizione svolgere ogni primo lunedì di settembre il Palio dei Berberi. Decine di cavalli con i rispettivi cavalieri che li montano a pelo si inseguono in corsa in una strenuante gara mozzafiato che si svolge attualmente lungo il Chiana Corsa. Thank you.
storia, fede e leggenda nei racconti di quanti...